in giro per la città per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, verificare di persona e non limitarmi alla denuncia mediatica e basta, se no non avrebbe senso, ma cercare di portare nelle sedi competenti quelle istanze, quelle situazioni di criticità, con l'auspicio, il sogno che possano essere prese in considerazione. Dico sogno perché l'amministrazione comunale se ne frega altamente. Se ne frega del consiglio comunale, se ne frega delle commissioni, se ne frega dei cittadini, in buona sostanza. Ci troviamo in via Quinto Ennio, è una traversa di via Cesare Battisti, quindi quartiere Trecarrare Battisti. Beh, questa è una strada veramente dimenticata da Dio e dagli uomini, anzi dagli uomini, dai nostri amministratori. Parliamo di marciapiedi, di strade che non vengono rifatte da almeno 30 anni. Marciapiedi e strade che, lo vedete, le immagini sono più eloquenti di ogni mia parola, sono dei veri percorsi di guerra, dei manti stradali che sembrano degli autentici tratturi. Marciapiedi sconnessi, un mix di mattoni, di catrame, di cemento, un fritto misto che rende pericolosissima appunto la camminata, il percorso di ogni abitante della zona soprattutto, e penso in modo particolare agli anziani. Ci sono registrate purtroppo numerose cadute, e beh, sfido chiunque a dimostrarmi il contrario, visto che, ripeto, stiamo parlando di una strada che davvero sembra quasi un percorso da safari. Mentre parlo si sentono le voci in sottofondo degli abitanti della zona, che ovviamente manifestano la loro rabbia, il loro disappunto, il loro sgomento, il loro senso di abbandono per essere trattati da cittadini di serie C, che pagano regolarmente le tasse e che però hanno servizi pari a zero. Perché è la cosa assurda è che via Cesare Battisti, a pochi metri, è stata completamente riasfaltata in toto, e per carità è giusto che ciò venisse fatto, però vorrei capire quale disgrazia, quali colpe hanno da espiare gli abitanti di via Quinto Ennio, che sono stati letteralmente dimenticati, abbandonati. Via Cesare Battisti rifatta e a pochi metri via Quinto Ennio completamente, assolutamente ignorata. Mi sono spostato di qualche metro, sempre su via Quinto Ennio, e anche andando all'altezza di via General Messina la situazione è sempre la stessa, al punto tale che addirittura qualche cittadino si è rivolto all'amministrazione comunale e ha detto: consentitemi di rifare a mie spese il marciapiede. Vedete a che punto siamo arrivati, a che livello di disperazione è arrivato il cittadino. Beh, io penso che l'amministrazione comunale abbia, anzi non penso, è così, dovrebbe avere una priorità di interventi, di rifacimento di strade e marciapiedi. Ma scusate, chi ha stabilito questo elenco, queste priorità? E come si fa a non aver inserito via Quinto Ennio? È la domanda che rivolgo al sindaco Melucci, il sindaco politicamente fantasma, completamente assente, e all'assessore ai lavori pubblici Mimmo Ciraci. Dovrei rivolgere la stessa domanda al suo predecessore Mattia Giorno, ma in modo particolare, dicevo, Mimmo Ciraci, che tanto ama farsi i selfie, far vedere quei pochi interventi di significato irrilevante che fa e si fa immortalare con foto poi postate su Facebook. Mimmo Ciraci, fatti un giro a via Quinto Ennio e sentirai gli umori della gente.